È trascorso quasi un mese da quel maledetto 8 luglio. Ad oltre 4 settimane dalla scomparsa di Antonio Rocco, Nino per gli amici, la famiglia non si arrende e invoca l'aiuto di tutti perché si continui a cercare e perché riprendano anche le ricerche ufficiali da parte delle forze dell'ordine. Nino, 64enne di Olevano sul Tusciano, padre di 4 figli, è scomparso sulle montagne di Senerchia, Avellino, oasi della caccia. Era andato con i suoi amici alla ricerca di funghi e dal pomeriggio di quel giorno non si hanno più notizie. Nell'ultimo contatto telefonico aveva indicato chiaramente il luogo in cui si trovava. Federica Rocco, una dei 4 figli di Nino, invoca l'aiuto e l'impegno perché suo padre torni a casa. Sicuramente potevano fare qualcosa in più e sicuramente quel qualcosa in più lo stanno facendo i volontari, che riescono comunque ad accompagnare mio fratello in posti dove magari è più semplice verificare se ci sia qualche indizio della presenza di papà. Di questo noi li ringraziamo ogni giorno. Da figli noi speriamo che lui sia ancora vivo e che stia ancora aspettando che noi lo andiamo a prendere. Ma domenica la macchina dei volontari ritorna in moto, lo racconta Fabrizio Lullo, che indica la zona in cui si concentreranno le ricerche. La parte inferiore della montagna, quella più impervia e più rischiosa. È una perlustrazione molto accurata, cercando di controllare tutte le zone che non sono state controllate. Nel 1999 abbiamo avuto purtroppo un incidente in montagna. In pratica noi andremo a verificare proprio in questo punto dove nel 99 è stato trovato il corpo di una persona residente a campagna.